Thank you. A tutte, Beh, non siamo numerosi. Grazie Simone Cuomo di avermi invitato. Ehm, allora, prendendo tempo dico un paio di parole di presentazione: allora mi chiamo come vedete in questa prima slide, Enrico Geller, sono eh, dottore di ricerca e ehm, storico del cinema, insomma, dottore di ricerca in audiovisivi e ehm, spettacolo. Uh, mi occupo prevalentemente di storia del cinema, ho insegnato storia del cinema in diverse università francesi e italiane, ho, uh, mi sono occupato prevalentemente di storia, ma non solo, anche di estetica degli audiovisivi, uh, scrivo per diverse riviste e testate internazionali, per cui uh, diciamo, posso dire di conoscere il cinema un po' in diversi suoi aspetti. Il cinema e non solo, anche la comunicazione, la tv in parte anche i nuovi media come i social network, insomma. Sono temi che appartengono scusatemi. Sono temi che appartengono al, al XXI secolo e che sono appartenuti in maniera, diciamo, preponderante al XX secolo, al secolo scorso, no? secolo che forse voi conoscete meno. Immagino siate nati nel secolo XXI, ma ma comunque studiate storia e sapete di che classe fate? Quinta, quinta, terza? E terza, va bene, dai, allora arriverete in storia, forse in terza non sono ancora arrivati al XX secolo. Ma comunque sapete bene come me che la televisione, il cinema, la radio, i giornali, no? Sono nati in quell'epoca, la radio in realtà è nata a cavallo tra i due secoli tra il diciannovesimo e il ventesimo. Comunque, la comunicazione, questo per dire che la comunicazione a livello di massa è essenziale, è centrale in quell'epoca. La conferenza che sono venuto a tenere oggi riguarda il cinema e riguarda il cinema in un'epoca in, un, in, un in cui il cinema assume un ruolo, un valore centrale nella società sia in Italia, oggi parlerò prevalentemente, anzi esclusivamente di cinema italiano, ma assume un ruolo importantissimo a livello di massa uh, in tutto il mondo. Sto parlando degli anni 20-30 del Novecento, quindi sostanzialmente mi occuperò di cinema fascista, il ventennio fascista va dal, ufficialmente dal 1922 al 1943, diciamo così. Um, in questi vent'anni, anni, 21 anni, eh, il cinema è importante sia come agente diciamo, di spettacolo, sia come fattore spettacolare: la gente va al cinema per divertirsi e vedere delle avventure fantasmagoriche, sia come agente comunicativo di tipo eh, politico. Oggi parleremo in, in particolare di cinema e propaganda, eh, il fascismo e in primo luogo Mussolini si rendono conto che questo medium di massa è uno spettacolo collettivo, ma può essere anche molto buono per veicolare dei messaggi e per conformare anche il pensiero, per veicolare, per fare in modo che la gente compia delle certe scelte piuttosto che altre scelte, per suggerire un'idea di mondo, hm? intervenire sulla società. In questo senso le quattro conferenze che terrò... Uh, qui al quadri uh, nei prossimi mesi, allora, in questo senso, le quattro conferenze di cui con, con, con le quali uh, forse se ti metti di là vedi meglio, papà. Uh, le quattro conferenze di cui mh, mi occuperò in questo, in questo ciclo, in questo breve ciclo di quattro conferenze, uh, si occupano tutte di cinema e propaganda, ma anche di cinema e storia. Nel senso che il cinema può essere utile in in più modi rispetto alla storia. Ecco, qui ho preparato una scheda che vi aiuta e che ci aiuta e che mi aiuta anche a riassumere i vari aspetti del binomio cinema-storia. Quindi il cinema, in sostanza abbiamo tre aspetti che ci interessano. Il cinema è uno strumento di narrazione storiografica, quindi eh, un regista o una casa produttrice dice facciamo un film sulla guerra d'Algeria, facciamo un film sulla seconda guerra mondiale e si racconta la storia. Sotto forma d'avventura, e quindi no, capita a tutti e tutte voi, immagino, di vedere dei film che hanno un argomento storico, quindi che ne so, un film su Giulio Cesare, un film su Il gladiatore di Ridley Scott, ecco, per, tanto per citare un blockbuster del, della materia. Mm, un altro modo di approcciare i film eh, dal punto di vista di uno storico è, sono i film come agenti di storia. Agenti di storia significa che il cinema può modificare. Il corso della storia. Per esempio, se io in un, presso un popolo, eh, presso un popolo qualsiasi, faccio una serie di film che mettono in luce i difetti o la malvagità di un altro popolo, ecco che modifico la storia perché indurrò. Il mio popolo a odiare quest'altro popolo e quindi in qualche modo magari preparo le basi per una guerra. Ecco, in questo senso sono, i film sono agenti di storia e i cinegiornali che vedremo oggi hanno questo ruolo, modificano la storia. Questo come secondo punto. Il terzo punto sono i film come fonti. Ecco, questi sono particolarmente interessanti eh, per, per gli storici culturali, per, i, per coloro che fanno storia della mentalità. Ehm... Prendiamo un film e vediamo in che modo venivano fatti i film all'epoca, vediamo come veniva costruito il messaggio audiovisivo, studiamo la forma mentis, ecco, per usare un termine latino, eh, studiamo il modo in cui i film sono fatti in un modo per capire in che modo le persone che hanno, la società che ha creato questi, questi film ragiona, in che modo questa società ragiona. Quindi i film come fonti, ecco. Spero che questa distinzione sia abbastanza chiara. Ovviamente poi io oggi affronterò un po' questi tre temi mescolandoli, eh? non è che mi occuperò soltanto di uno di questi tre aspetti. Vedremo i film come strumento di narrazione storiografica, perché il fascismo crea un sacco di film comunque che hanno argomento storico, vedremo i film come agenti di storia nei cinegiornali e affronteremo il cinema come fonte, il cinema come fonte per capire in che modo per esempio vengono costruiti i film, all'interno in epoca fascista. Um, quindi mi muoverò attraverso queste diverse articolazioni. Um, andiamo, inoltriamoci nel tema specifico della giornata di oggi. Um, cinema e fascismo. Cinema e fascismo è un binomio forte, è un binomio uh, particolarmente... Uh, produttivo da un punto di vista storiografico perché, perché, il Cine, perché, perché il, probabilmente Mussolini e i suoi gerarchi e le varie persone pro, preposte alla diffusione culturale um, sono probabilmente i primi le prime figure politiche anche a livello europeo eh, in, questo, in questo senso sono dei pionieri loro e anche gli in Unione Sovietica più o meno negli stessi anni, anzi, sicuramente, eh, quindi l'Unione Sovietica e il eh, regime fascista in Italia, sono i primi, i pionieri del sono i primi a rendersi conto della funzione che il cinema può avere, ecco, dell'importanza che il cinema ha. Per quale motivo? Dobbiamo pensare a una società in cui il cinema in cui la televisione non esiste. E quindi il vero strumento di comunicazione massiva: strumento di com comunicazione di massa, in quest'epoca è il fascismo, è, scusate, è il, um, il cinema. La televisione non esiste, la televisione entrerà nelle case degli italiani ufficialmente i primi, i, i, nel gennaio 1954, quindi molti anni più tardi, eh, uh, nell'Italia democratica, repubblicana. Qui siamo ancora in un'epoca in cui il cinema è uh, uno spettacolo di massa, la gente va a vedere i film in massa, i cinema sono enormi, non è come oggi, eh, in cui Vediamo Netflix in cui in sostanza stiamo molto più a casa e il cinema come spettacolo collettivo è in crisi. Dobbiamo immaginarci una società in cui il cinema è il vero spettacolo di massa. E uno dei, più, dei principali strumenti, uno dei principali medium media, per usare il latino plurale, eh, media di massa, insieme alla radio e ai giornali in parte. Mm? Anche se i giornali c'è un alto tasso di analfabetismo e il cinema può supplire a questa mancanza. La gente non sa leggere, non sa scrivere, molti in Italia c'è un tasso di analfabetismo molto altro, ma la gente sa guardare, la gente sa ascoltare. E quindi quando un, un cinegiornale gli dà certe informazioni, sta lì appesa allo schermo e in qualche modo spesso si beve anche tutto quello che un cinegiornale può propinare, eh. um, quindi. Um, il cinematografo in questo senso è l'arma più forte. È una frase che Mussolini mutua da alieni in realtà. Quindi è nell'aria, scusate, è nel, diciamo, lo spirito del tempo, in qualche modo, questo, questo uso del cinema come, come, arma, come arma più forte. Eh? Il cinema come può modificare le, le, um, come dire, le coscienze, hm? molto più che una guerra. Hm? Uh, poi un altro punto su cui mi concentrerò sono le rappresentazioni di Mussolini. Ecco, Mussolini, il suo corpo, la rappresentazione del suo corpo, la sua immagine, sono, uh, vogliono essere nel cinema di quest'epoca la, uh, la rappresentazione dell'anima, il corpo del fascismo. Mm? Mussolini è il fascismo, Mussolini è cosciente dell'importanza della sua immagine, dell'importanza che il suo corpo sullo schermo può trasmettere e quindi investe. Investe su questo, su questo um, argomento, su questo, su questo medium, uh, in questa foto non a caso, vediamo Mussolini che inaugura l'Istituto Nazionale Luce di cui vi parlerò. Uh, l'anno è l'anno sedicesimo dell'era fascista. Anno 16 F, è il 1937. Okay? Uh, sapete che si parlava all'epoca durante l'epoca fascismo. Fascista si parla, no? si comincia, si dice anno primo, anno secondo, anno terzo era fascista, come se come a rimettere a zero eh, la datazione e la si fa partire dal 1922, quindi si dice anno primo, anno secondo, anno terzo, e questo è l'anno sedicesimo, era fascista. E quindi lui posa la prima pietra. Questo per, Insomma, Mussolini stesso si, si reca all'Istituto Nazionale Luce, che è questo istituto preposto a produrre giornali e posa la prima pietra. Uh, quindi le rappresentazioni di Mussolini del suo corpo della, uh, e, del, e, della sua, um, e della sua presenza ma anche il cinema d'epoca fascista come il cinema d'epoca fascista è anche un agente propagatore di modelli di cittadinanza quindi non solo Mussolini ma anche specialmente nel campo del cinema di finzione um, si tratta di proporre dei modelli proporre dei modelli di di cittadinanza e quindi eh, rappresentare certi modelli di cittadinanza può servire a eh, certi modelli di comportamento sociale può servire a eh, rinforzarli nel pubblico il cinema veicola un'ideologia eh, non sono io a dirlo eh, insomma adesso non voglio tirare in ballo Marx ma insomma quel concetto di ideologia ma insomma è una è uno strumento essenziale, Marx non conosceva il cinema, <ride> parliamoci chiaro, perché nasce nasce tra l'altro l'anno in cui nasce, e muore nell'anno in cui nasce Mussolini, interessante, l'83 se non sbaglio, ma insomma è um, l'idea di, di ideologia come sistema di valori, eh, come sistema di valori, questo sistema di valori può essere veicolato dal cinema ed è veicolato dal cinema. Um, quello che vi proporrò oggi è un percorso, senza tediarvi troppo con questo preambolo, tra documentario e finzione. Quindi vedremo documentari, documentari principalmente dell'Istituto Nazionale Luce, e film di finzione, film spettacolari. Um, cominciamo dagli anni 20, quindi, uh, un periodo durante il quale l'avvicinamento del fascismo al cinema avviene in modo cauto e graduale. Dobbiamo, ecco, faccio una piccola precisazione: negli anni 20 fino al 1929 in Italia il cinema è ancora muto. Cosa significa muto? Cine vuol dire che non c'è suono, quindi in sostanza è un cinema che non parla direttamente con la sua voce, ma eh, o viene commentato da un pianoforte o, viene, o passa semplicemente muto, oppure c'è una persona che si occupa di parlare sopra, sopra i film. Quindi. È un cinema muto, ma è. Ehm... E al, al tempo stesso il cinema italiano, in questo momento, negli anni 20, dobbiamo immaginare un cinema praticamente ai minimi termini. Il cinema italiano ha avuto un grande, una grande fiammata vincente negli anni 10, negli anni 10, il cinema italiano, soprattutto per esempio, con film Celeberrimi come Cabiria. Nel 1915 ha veramente solcato un'epoca, ha segnato un'epoca ed è diventato un modello anche per il cinema hollywoodiano di grandi film in cui si mostrava l'antichità, eh, come Cabiria, oppure anche i film delle dive, come Bertini, Borelli, tutte le grandi dive dell'epoca, il cinema italiano ha fatto furore negli anni 10, dopo la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, 15-18, il cinema italiano implode completamente e dobbiamo pensare ai primi anni 20 in cui c'è l'avvento del fascismo al governo, di Mussolini al governo del paese, e dobbiamo pensare a un cinema ridotto ai minimi termini. Durante tutti gli anni 20 in realtà sarà poi così, dobbiamo pensare che dal 1925 al 1930 il cinema italiano produce 100 film, in 5 anni 100 film, dobbiamo pensare che oggi in media il cinema italiano produce 200 film l'anno, quindi in questa epoca qui in media ne fa 100 diviso 5 e fa 20, 20 film l'anno, quindi 10 volte meno rispetto all'oggi, eh? e anche oggi non è che sia proprio un periodo estremamente eh, scoppiettante dell'industria cinematografica italiana, ma all'epoca era veramente Eravamo a zero, cioè c'era veramente una crisi fondamentale, una crisi, una crisi radicale per il cinema. Buongiorno. Eh, quindi, questa è la situazione, a fronte di tale situazione disastrosa, il pubblico non è che sparisce, il pubblico vede altro, il pubblico non vede il cinema italiano, però ha un'altra fonte di attrazione, è il cinema hollywoodiano. Il cinema hollywoodiano, dopo la prima guerra mondiale, esplode. Esplode a livello mondiale. Negli anni dieci c'è stata, stata tutta la costruzione di Hollywood. Hollywood, che è la grande fabbrica dei sogni a livello mondiale, che esporta film, che razionalizza la produzione: un re, un comparto sceneggiatori, comparto registi, comparto attori, comparto distribuzione. Copre tutta la scala della produzione, compre, copre tutto il ciclo della produzione e esporta in quantità industriali film per tutti i gusti, commedie, melodrammi. Si piange, si ride, documentari di informazione. Hollywood negli anni 20 esplode. Ha un'egemonia assoluta. In Italia Hollywood è un mito: ci sono Douglas Fairbanks, come mi sono segnato un po' di nomi. Eh? Douglas Fairbanks, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, forse lo conoscete, insomma, eh, anche Buster Keaton insomma, si conosce. E sono delle icone assolute, tutti conoscono, tutti vanno a vedere. In Italia sono tutti matti. Vanno a vedere i film americani e i, i film italiani non sanno nemmeno cosa siano, in sostanza. Ci sono alcune eccezioni, che adesso vedremo. Ehm, scusatemi, io seguo sempre in maniera un po' caotica i miei appunti. Ehm, e in questi punti riassumo un po' quello che ho appena detto. Eh. Ehm, insomma, il fascismo si, avvi, si avvicina al cinema in modo graduale, è sempre un po', appunto, proprio perché non ci sono le strutture produttive. C'è difficoltà nell'avvicinarsi al cinema, il cinema è, è, come vi precisavo, è muto fino al 29, eh, 100 film dal 25 al 30 e poi, una, eh, nonostante la crisi, la critica cinematografica si sviluppa, c'è una riflessione critica, ci sono delle riviste che nascono e il pubblico riempie le sale per, il, per i film statunitensi, che poi costituiranno anche un modello in seguito, come vedremo, per la ripresa del cinema italiano. Lo stato di cose è certificato da un intervento comparso su Giornali d'Italia il 9 giugno 1925, nel quale leggiamo il cinematografo è un intervento anonimo, il cinematografo italiano è in fin di vita addirittura, ormai è questione di sei mesi, un anno al massimo, e se nessuno avrà preso l'iniziativa di un provvedimento, l'Italia non avrà più industria cinematografica. Quindi questo qui è un, in qualche modo un non troppo velato appello a Mussolini a prendere in mano la situazione eh, e a fare in modo... Che la situazione dell'industria cinematografica italiana eh, migliori, ecco, a fare in modo che ci sia un intervento da parte governativo. Gli addetti ai lavori del cinema invocano quindi il contingentamento, per esempio, dei film americani. Che cos'è il contingentamento? È la limitazione, si pone un si, 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 si stabilisce. Ecco. Da più parti si chiede che ci sia una limitazione all'entrata dei film hollywoodiani, perché i film hollywoodiani ovviamente sono troppo, come dire, sbaragliano in partenza i film italiani. Pensate a un film di Buster Keaton che è stupefacente anche per noi oggi: ci sono un sacco di eh, acrobazie, anche a volte effetti speciali molto ben fatti, Hollywood ha un sacco di soldi e può spenderli per creare un cinema estremamente spettacolare, ovviamente il filmetto italiano girato con poche lire non può competere con questo, per cui si chiede che ci sia un contingentamento, poi questo contingentamento arriverà ma alla fine degli anni 30 per motivi politici. Uh, I vertici... I vertici del fascismo, i vertici del potere fascista rispondono a questi appelli sostanzialmente disinteressandosi o interessandosi veramente marginalmente al cinema. Allora, forse qualcuno di voi o qualcuna di voi era presente al, um, alla conferenza scorsa del professor Lotti, quella sul film A Noi? Assente. Tu c'eri? Tu eri assente. assente, qualcun altro era venuto a vederla. Beh, ovviamente c'eri tu Simone. Ma ecco, ci sono. Il cine ecco, nel 1923 c'è un primo tentativo di avvicinamento. Eh, mi ero, ecco, mi ero, mi ero salvato questa. questa questo spezzone che. Ecco. Eh, scusate, la qualità è veramente pessima. Lo posso passare anche senza immagini, senza musica, perché tanto era, era un film muto per cui è filologicamente più corretto passarlo. In maniera, diciamo, senza audio, scusate, c'è anche il time code sopra, è veramente orrenda. Ma e questo è quello che sono riuscito a, uh, a salvare. Uh, L'onorevole Grandi, che tra l'altro, poi è anche poi quello lo stesso dell'ordine del giorno Grandi, che poi nel 1943 deporrà Mussolini uh, molto più tardi. Eh? Quindi, però lo vediamo ai tempi della marcia su Roma. Ecco, a noi, quindi Umberto Paradisi, giornalista. Uh, Dell'epoca a noi è un film, è un, quello che oggi chiameremo un instant movie, un film istantaneo, girato sul momento. Uh, girato e montato anche in maniera molto rocambolesca, senza un reale programma, diciamo, di uh, espressione politica, ecco, o di espressione ideologica. È una cronaca di questi anni, chiaramente agiografica rispetto a Mussolini. Mussolini viene presentato come l'uomo della provvidenza. A dir poco l'uomo della provvidenza viene osannato molto di più, viene veramente rappresentato come il salvatore della patria. Ci sono dei primi piani di Mussolini. C'è tutta una. Anche, ci sono anche delle tattiche di messa in scena della. Vede, questo, questo qui è Mussolini, si vede molto male, ma lo vedete in mezzo con la tipica posa Mussoliniana, no? con le braccia portate lungo i fianchi, come a testimoniare: ecco, Balbo Mussolini, De Bono, bianchi sono un po' i vertici del fascismo. Che vengono come dire, ehm, rappresentati in tutta la loro possenza, ecco, o apparente possenza, e si vede benissimo che sono in posa, co come se ci fosse dietro un operatore che dice loro: fermatevi e state a guardare, questa, a, state a guardare la camera per un po' e poi potete andare. Ed ecco, cioè, insomma, non anco, questo per dire che non c'è ancora una vera coscienza di quello che il cinema può dare a a livello di propaganda. Il film viene improvvisato e viene sostanzialmente uh, montato in maniera rocambolesca da questo Umberto Paradisi. Non è l'unico che filma Umberto Paradisi, lui va alla ricerca di spezzoni girati in diversi luoghi d'Italia in occasione della Marsa su Roma del 1922 atto di nascita e di presa del potere del fascismo, e dopodiché l'anno successivo prepara, montando questi vari film, questi vari spezzoni che lui riesce a recuperare, monta il film che è un elogio all'avvento di Mussolini. Ehm, ecco, c'è un primo tentativo quindi di far nascere un cinema ideologicamente connotato, tentativo testimoniato anche dal quotidiano. Mm, filofascista, iperfascista, il Tevere che dice uh, se il film fascista non c'è ancora c'è in noi un film che non ha bisogno se non di uno schermo il, che non ha bisogno se non di uno schermo uh, Il cielo di Roma e, e questo film si svolge ininterrottamente da circa otto anni quindi dalla nascita del fascismo uh, uh, nel 18. Uh, o, comunque, dalla, dalla nascita ufficiale di un, di, un, di, un, di un pensiero fascista nel 18, um, questo film si svolge ininterrottamente da circa otto anni e per esso gira non una manovella, ma milioni di cuori. Questo film ha un nome non scritto, ma un nome cantato: Giovinezza, giovinezza. Giovinezza, giovinezza era sostanzialmente l'inno dei fascisti eh, a quest'epoca, poi ne subentreranno altri. Ma l'inno principale, diciamo, cantato durante la marcia su Roma, in questa fase del, del protofascista, diciamo così, era giovinezza e quindi l'inno è cantato, il nome è cantato, il nome del cinema. C'è un, diciamo, un sussulto, si, si, si propone la nascita di, questo, di, di un cinema fascista, ma in sostanza si dice, vabbè, forse non ce n'è neanche bisogno perché noi siamo troppo forti, non abbiamo bisogno di... Di un, vero, di un vero cinema a tutti gli effetti. Eh, vado avanti perché sennò poi perdo tempo, tra l'altro non mi sono nemmeno... ok, vado avanti eh, e vediamo un po' nei primi anni 20 qual è la, quali sono i modelli, i modelli di rappresentatività, i modelli della rappresentazione di Mussolini eh, nel cinema fascista. Eh, la prima, il primo modello preso... A modello appunto da Mussolini ehm, per, la propria, per la propria autorappresentazione hm? poi modello che poi viene ripreso da tutte le varie figure delegate a produrre un cinema in Italia, è quello di Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, poeta avate, eh, vera e propria star, potremmo definirlo quasi un influencer della politica all'epoca, anche se poi cadrà un po' in disgrazia negli anni successivi. Ma eh, Gabriele D'Annunzio è veramente una grande star della politica. Della politica e del mondo della cultura in generale, è anche un romanziere, è anche un poeta. È stato anche un, un combattente in certo modo, nel senso che lui mh, con la presa di fiume nel, alla fine degli anni dieci, eh, D'Annunzio eh, offre un'occasione un di riscatto a tutta una certa categoria di reduci della prima guerra mondiale. Dopo la Prima Guerra Mondiale in Italia, ve la faccio breve, c'è comunque un, un sentimento di revanchismo, un sentimento di sconfitta. Tutta una generazione che durante la Prima Guerra Mondiale si è sentita in qualche modo sconfitta, perché l'Italia aveva, aveva in sostanza, pur con i dovuti distinguo, non aveva condotto una guerra estremamente gloriosa. Aveva guadagnato qualche terra, ma non si era veramente aggiudicata tutte quante, non, non aveva soddisfatto tutti i propri desideri. Tutta una generazione di ex combattenti della prima guerra mondiale si sente in, in credito con, con la politica, con la, la, la società delle nazioni, il mondo internazionale, l'Europa. E quindi D'Annunzio, con la conquista di Fiume, che è una città che si trova nell'attuale. Croazia, se non sbaglio, esatto, Rieca, eh, con la conquista di Fiume offre un riscatto, ecco, non abbiamo con conquistato Fiume nella prima guerra mondiale, vado a prenderla io, e quindi organizza un drappello di uomini che occupa per alcuni mesi la città. Ecco, D'Annunzio in questo senso anticipa la marcia su Roma, fa un putsch, fa un, come dire, una sorta di colpo di Stato, eh, si organizza da solo e va a prendersi la città. Dopo diventa una sorta di buffonata, vengono, vengono debellati e rimandati tutti a casa. Però fa questo gesto e questo gesto per molti storici anticipa la marcia su Roma. Eh, e Mussolini sa che D'Annunzio è un modello, sa che D'Annunzio è uno molto amato dalla folla e quindi si ispira a lui. Si ispira lui su questi tre punti. Ecco, questi tre punti sono stati individuati, non è, va eh, dato insomma... A Cesare, quel che è di Cesare, eh, è un lavoro del, dello storico americano Michael Arthur Leding. Michael Arthur Leding individua questi tre punti come, diciamo, Tre eh, d'union, come cose in comune, aspetti in comune tra l'immagine pubblica di D'Annunzio e l'immagine pubblica di Mussolini, la trasformazione della manifestazione politica in evento teatrale. Eh? Quindi questo è il primo, il primo, il primo punto. Poi sono cose che noi, per noi oggi sono abbastanza normali, per l'epoca erano assolutamente nuove. Eh, la il, il fare politica all'epoca era fare politica, stare chiusi nelle stanze del potere e uh, argomentare, trovare punti di contatto con la controparte, cercare insomma uh, fare politica nel chiuso delle stanze del potere. Ecco, Mussolini, sull'onda di D'Annunzio, intuisce che fare politica è in primo luogo apparire. Mm? manifestazione politica come evento teatrale. Eh, oggi non ne parliamo, insomma i politici attuali da Salvini, Meloni o anche a sinistra, anche Elish Line, sono benissimo consapevoli del fatto che in primo luogo che cosa devono fare? Devono curare i social, devono stare sui social network per apparire, per esistere, anche in maniera un po' stancante dopo un po'. Personalmente trovo che sia un po' stancante, però perché siamo completamente bombardati da messaggi, dalle immagini di queste persone, no? Ma già Berlusconi ne era conscio, anche Beppe Grillo, nel suo modo, ne è stato conscio. Non si può trasigere da questa cosa, ecco, questa cosa nasce un po' con Mussolini. In secondo luogo c'è il rituale del dialogo con la folla. Il rituale del dialogo con la folla significa che senza la folla, senza la controparte della folla, Uh, la messa in scena teatrale non viene bene e quindi, come vedremo, adesso ne vedremo qualche esempio: il, tutti i cinegiornali si compongono sempre di un dialogo di Mussolini con la folla. C'è cioè Mussolini che parla, la folla che risponde, Mussolini riparla, la folla risponde. Qualsiasi cinegiornale luce è strutturato in questo modo. L'invenzione um, della formula verbale: allora, sì, qui è, eh, si tratta di. Uh, questo è particolarmente vero nel momento negli anni 30, quando il cinema diventa parlato. Tutto il cinegiornale ha una parlata, ha una costruzione verbale tonituante, non lo so come dire, altisonante, che è tipica del cinegiornale. Deve conferire: adesso vedremo qualche esempio, eh, perché sennò parlo sul vuoto. Deve conferire ufficialità, deve conferire uh, anche in qualche modo. Uh, autorità, autorità morale al parlato al messaggio trasmesso dal film vediamo allora visto che siamo a vicenza ho preso un coso da vicenza e questo, qui non compare Mussolini ma dà l'idea della messa in scena e dall'idea anche del parlato questo siamo molto più tardi non siamo negli anni 20 siamo nel 36 eh. vediamo se l'audio funziona incrociamo le dita nella piazza so, so. dei Signori di Vicenza, nello stesso luogo dove il 18 ottobre 1866 Sua Maestà Vittorio Emanuele II, decorò di Medaglia d'Oro, la bandiera del Comune, è stata consegnata al Podestà la speciale Medaglia di Bronzo, fatta coniare in sostituzione di quella d'Oro, donata alla maglia. La suggestiva cerimonia è stata presenziata da numerose autorità, decorati di Medaglia d'Oro e da un'immensa folla. Ecco, qui insomma. Vediamo già come c'era Vicenza, poi c'è Napoli, c'è una serie di geografia dell'informazione che viene data. giornali, adesso vi dirò qualcosa di più su come sono strutturati, su come sono costruiti. Um, quindi avete visto no, tutta la, questa, questa predisposizione, questo grande apparato quasi teatrale con il quale bisogna mettere in scena la, la politica. Questo è un atto politico e quindi va messo in scena nella maniera più consono. Torniamo agli anni venti però, eh? e sempre in questa fase di costruzione di un'iconografia di riferimento di Mussolini. Il cinema, ecco, mh, qual è l'iconografia di, 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 di riferimento, qual è l'immaginario, ecco, forse è più corretto parlare di immaginario, di riferimento, con il quale vengono, viene costruita la comunicazione cinematografica del fascismo. Allora, in primo luogo c'è tutto un discorso, un filone ri risorgimentale e in questo filone ris risorgimentale assume primaria importanza il parallelismo esplicito tra Mussolini e Garibaldi. Garibaldi, forse voi in terza non ci siete ancora arrivati, ma tu sai chi? Già da Mo. <ride> Comunque Garibaldi lo sappiamo tutti, anche Garibaldi è una figura tutt'oggi, insomma, conosciuta. E magari meno conosciuta rispetto ad alcuni anni fa, ma bisogna immaginare che nel 1920-25 l'unità d'Italia era fresca, era qualcosa che, che insomma, era, era degli anni 60-70 del secolo precedente, era di 50 anni prima, insomma, c'erano ancora, ancora vivi. Gli ultimissimi, le ultimissime camicie rosse, addirittura, credo, negli anni venti sicuramente, c'erano ancora le ultimissime camicie, anzi, erano anche, raccontavano, era una memoria presente, viva nella società. E quindi il filone risorgimentale era un enorme, come dire, un serbatoio di ideologia, di, 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 anche di legittimazione del fascismo. Mussolini era visto e doveva essere proposto come? il continuatore dell'opera di Garibaldi che aveva unito l'Italia e Mussolini era arrivato a concludere questo grande, questa grande impresa e doveva essere rappresentato così. Ci sono mille film che propongono questo parallelismo Mussolini-Garibaldi. Eh. Io me ne sono segnati qualcuno, scusate. Um, C'è un, un, un continuo alludere a questo parallelismo Mussolini-Garibaldi in film come Cavalcata Ardente. Um, i martiri d'Italia, Redenzione d'Anime, un balilla del 48, scusate, un balilla del 48, Brigata Firenze, Garibaldi dei suoi tempi. Uh, un altro dei grandi, uh, diciamo, serbatoi ideologici, uh, dei grandi riferimenti ideologici del fascismo è, come vi dicevo prima, la prima guerra mondiale. Ad una generazione che ha combattuto e che magari è stata anche ferita o che comunque ha avuto dei parenti morti in battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, si dice, guardate, avete sofferto negli anni 15-18 in Italia, avete sofferto durante la Guerra Mondiale, non vi preoccupate, Mussolini è arrivato. Lui si metterà alla vostra testa, alla testa dei reduci, e vi porterà al riscatto, vi porterà a riconquistare quello che pensate di aver perduto. Ecco, ovviamente poi non è sempre, non è sempre così, anzi... Non è stato così, anzi le cose sono andate ben peggio. Terza, terzo aspetto, terzo grande immaginario a cui si attinge a piene mani per legittimare il presente è la rappresentazione dell'antichità. L'antichità, uh, no? gli uomini in toga, le saga di Scipione l'Africano. Uh, anche tutt'oggi, ancora in voga, ho citato prima il Gladiatore di Ridley Scott, che è stato un grande è affascinante in qualche modo l'antichità, no? pensare a, questo grande, a questa grande epoca in cui Roma comandava il mondo, perché Roma comandava il mondo, eh, né più né meno comandava il mondo conosciuto, comandava il Mediterraneo in sostanza, però all'epoca il Mediterraneo era il mondo conosciuto ai tempi di Roma e, e Roma era il centro del mondo, Roma Caput Mundi, no? si diceva. Quindi Roma Caput Mundi. Uh, questo è un: è un ho, ho salvato un, uno screenshot di un, di un film uh, dell'epoca di cui non ricordo più il titolo, scusatemi. Ma si propone in sostanza la, uh, ecco, il film: È Il Ritorno di Roma di 1926. Il film si intitola Il Ritorno di Roma. Un film del 1926 ed è molto esplicito. Ritorna a Roma, attenzione: con Mussolini ritorna Giulio Cesare, ritorna Ottaviano Augusto, ritornano i grandi imperatori. Mussolini farà, de, farà di Roma il centro del mondo un'altra volta. Ecco, in sostanza. Il film, tra l'altro, è un film di un razzismo orrendo, non ve lo consiglio, nel senso in cui veramente si rappresentano le popolazioni del Nord Africa come delle popolazioni eh, incivilizzate alle quali Mussolini andrà attraverso un'opera di colonizzazione a portare la vera civiltà. Ecco, quindi tutto ciò che il colonialismo eh, può fare, cioè, tutti i peggiori presupposti del peggior colonialismo che comunque il fascismo ha espresso e esprimerà negli anni venti. Non che l'Italia liberale precedente non l'avesse espresso, eh, ma ecco, l'epoca era questa e il colonialismo verso soprattutto l'Africa era molto presente. Um, vado avanti, un altro modello interessante, un po' più pop, diciamo così, che è un po' più piacevole, è il modello di maciste. Allora, maciste chi è? Maciste è in sostanza l'Arnold Schwarzenegger <ride> o il Silvestre Stallone dell'epoca. No, tanto per parlare un, un linguaggio che a noi è più consolo. Uh, non lo so, oggi c'è The Rock, che si chiama, no? D Dwayne, come si chiama? Mm. Dwayne Johnson, ecco, Dwayne Johnson è il, eh, il Macista era il Dwayne Johnson eh, dell'epoca. È come se questa immagine ricordasse sempre. Ma, eh, allo stesso tempo, Maciste fa riferimento a Ercole, fa riferimento ai grandi miti, ai grandi forzuti dell'antichità, della mitologia greca. L'uomo forte l'uomo che si fa valere tramite la forza bruta. Forza bruta, ma cuore tenero. Perché lui si batte per i giusti, eh? mi raccomando. Perché comunque è un buono. Eccolo qua, questo qui, vabbè. questo qui è un film. Scusate, lo abbasso un po' così posso parlarci sopra. È un film che si chiama Macisti all'inferno di Guido Brignone del 1926. Ecco come vedete, c'è un inferno anche rappresentato in maniera abbastanza verosimile, verosimile insomma eh, suggestiva. Um, questo è maciste che si aggira per il, per il bosco. Dopo aver fatto uh, Piazza Pulita dei diavoli e averli rimandati all'inferno, si chiede loro: ma chi vi ha conciati in questo modo? In questo modo sono stati conciati da maciste, ecco. Ecco maciste, come veramente. Eh, questo maciste è interpretato da Bar Bar Bartolomeo Pagano, un ex camallo del Porto di Genova. Uh, che era arrivato al cinema in maniera completamente casuale, però aveva questa dote, aveva un fisico portentoso, possente e quindi uh, era, aveva il physique du role, come si dice in francese, per il fisico del ruolo per interpretare Maciste. Ecco, Maciste durante tutti gli anni dieci è una vera star, tutti parlano di Maciste, è, stato un, è un personaggio inventato, guarda caso. Inventato da. Eh, mi fermo su Maciste così lo vediamo. Eh, inventato da eh, Gabriele D'Annunzio. Eccolo qua. Gabriele è stato inventato da Gabriele D'Annunzio e poi è apparso per la prima volta nel film Cabiria di cui vi ho parlato prima, film del 1915 di Pastrone. E da lì in poi c'è una sorta di spin-off e Maciste ha. Il suo la sua vita nel cinema italiano e ci sono un sacco di film di maciste ci sono uh, maciste in tutte le situazioni possibili e immaginabili maciste, maciste alpino maciste va uh, in un certo luogo maciste, sapete, qui i sequel insomma c'è una viene articolato in diverse saghe, in diverse avventure un po' come Topolino eh? diciamo diventa così questo Diciamo questo fluire di maciste all'interno del cinema italiano arriva poi nel 1926, in epoca già fascista inoltrata, a proporre questo maciste all'inferno. Ebbene, Mussolini per Mussolini Maciste è ovviamente un modello assoluto. Per quale motivo? Perché eh, Maciste è eh, colui che raddrizza i torti. Il buono che grazie alla sua forza fisica, forza fisica e senza andare troppo per il sottile, arriva in una situazione di caos e la rimette nel suo ordine naturale. Dobbiamo pensare a Mussolini nel 1922 che si propone proprio come un raddrizzatore di torti. Il biennio rosso 1919-20 e anche in parte il 21 avevano segnato le coscienze, avevano turbato... Il piccolo borghese ben pensante italiano perché c'erano rivolte di matrice socialista sindacati che indicevano eh, scioperi non volevano più lavorare eh, l'italia era anche rappresentata come in preda a un caos assoluto ebbene in questo ripeto caos tra virgolette mussolini utilizzava la parola eh, non lo so insomma diceva in questa in questa situazione di anarchia, ecco, che veniva rappresentata come tale, Mussolini si proponeva come il colui che ristabiliva l'ordine e restituiva legittimità alla Casa Reale di Savoia, anche perché i Savoia all'epoca erano mh, la stessa Casa Reale, perché c'era il re in Italia all'epoca, eh, fino al, al 46, 46. Come scusa? Ah, tra il referendum e la, la proclamazione della Repubblica, sì, ci sono stati un. era il 46, sì. Fino al 46 in Italia c'è Re. Mm. Ehm, quindi la Casa Reale in preda, vittima in qualche modo delle, dei tumulti socialisti, comunisti, eh, socialisti soprattutto, ehm, fa appello a Mussolini e Mussolini ristabilisce l'ordine. Ecco, facciamola breve. Ehm, vado avanti. Prendo da Giampiero Brunetta, ecco allora, questo per, insomma, ancora una volta scusatemi, per mh, riconoscere anche le, 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 i maestri che ho avuto, eh, cito Giampiero Brunetta, e questo testo, il cinema italiano di regime, è un testo con il quale potreste per esempio approfondire, Uh, questo argomento, se vi interessa o se vi interessa anche svilupparlo per qualche tesina o non lo so per qualsiasi motivo, questo è un ottimo testo, edito dalla Terza nel, 19... nel 2009, se non sbaglio, lo trovate anche in Biblioteca Bertoliana. Eh, uh, Giampiero Brunetta in questo testo, eh, ho preso una citazione che mi interessava, fa questo parallelismo, vedete anche la posa, Insomma, è abbastanza evidente, Mussolini si fa vedere così, Beh, questo qui è un Mussolini degli anni 36-37, Qui, lui già, si fa già vedere in divisa, perché i tempi sono quelli, non è più tempo di farsi vedere in marsina, non è più tempo di farsi vedere in borghese. Nel 37-36-37 bisogna farsi vedere in, in orbace, no? bisogna farsi vedere in, in divisa, perché i tempi sono guerreggianti già. Da Cabiria, fino alla, questo film di cui vi dicevo, fino alla metà degli anni venti, Macista è il protagonista di vicende che lo vedono muoversi non solo lungo tutto l'arco della storia delle guerre puniche, dalle guerre puniche al presente, ma soprattutto agire in una, in una topografia, non una tipografia, mi sono sbagliato: topografia che ben presto travalica i confini nazionali per spingersi fino all'America. C'è cioè anche Macista in America, è eh, per dire. Um, con il suo populismo buon mercato e la sua immagine di raddrizzatore di torti di protettore di deboli, donne e bambini, Maciste intreccia il suo destino nell'immaginazione popolare con quello del, fa del fascismo. Scusate, questo è il T9, che ho scritto col telefono: giungendo a raggiungere una sorta di identificazione con l'immagine del suo capo, a cui fornisce non poche suggestioni per le performance a petto nudo. E per tutta una serie di gesti nel repertorio delle sue apparizioni, l'immagine di Mussolini è studiata ed è studiata bene perché si dice: ma quali sono i, i, le imma, Quali sono le persone? Quali sono i miti del, dell'immaginario comune? Per esempio, c'era D'annunzio, ma c'è anche Maciste. Quindi, come dire, il, poe, il, il poeta Avate, non il sommo poeta, quello di Dante, il poeta Avate e l'immaginario più pop, vedete come uh, Mussolini sa modulare la propria immagine al cinema, al cinema e non solo, è eh, anche qualsiasi, uh, qualsiasi altro medium uh, dell'epoca, ci sarebbe anche tutto un discorso da fare sulla voce di Mussolini, sulla radio, non è, non è la sede, ma sarebbe molto interessante. Um, quindi um, ecco, questo è un esempio anche un po', diciamo... Che sfocia nel ridicolo, vi lascio, vi lascio gustarvi questo cinegiornale del 1934. Le diverse fatiche quotidiane del tuo altissimo ufficio riduciano in trascura la sua capella di grande fatica sportiva. L'allenamento fisico sulla terra, nel cielo e, e sul mare, costituisce lo valore perfino delle più rarie ore di corso che evidenti fa le forze. Terima kasih telah menonton! Particolarmente alta è poi la cospetal male, che non dimentica neppure in questo periodo di Tritori Apinali. Lo dimostra questa ripresa cinematografica eseguita il 25 ottobre dell'anno XIX. Capito? Allora Mussolini, che cosa fa quando si riposa? Mussolini va, si fa una galoppata a Villa Borghese, dopo si fa un giro in aeroplano e dopo si fa una bella nuotatina e questo è il suo modo di riposarsi. Di tutto il resto del tempo lui lo dedica al, um, al lavoro, a al lavoro, al Palazzo Venezia, a Palazzo Chigi, nei vari, nelle varie sedi governative. Quindi questa è la rappresentazione. Abbiamo visto, vedete come, eh, come dire, la sua immagine viene declinata attraverso diversi um, come dire, diversi personaggi, cioè. Mussolini aviatore, Mussolini nuotatore, Mussolini Caravelle eh, e poi lo vediamo in mille altri. Adesso sarebbe impossibile elencarli tutti. C'è anche Mussolini trebbiatore, Mussolini, no, un famoso, un famoso cinegiornale in cui lui trebbia un sacco di, di, di fieno e lo carica sul camion. Ovviamente sono messi in scena, la gente, la gente. C'è un cinegiornale in cui c'è una signora che viene in sostanza interpellata e dichiara dopo Dio viene lui. Mm? Dopo Dio viene lui, lui vuol dire lui. Mussolini. Nel senso, È un supereroe, né più né meno, un supereroe. Allora, a proposito di cinegiornali, per inoltrarci in questo strumento del cinegiornale, eh, che, di cui abbiamo già visto un paio di esemplari, un paio di esempi. Mm, il cinegiornale è il primo, vero in... la, 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 come dire, l'incoraggiamento, realizz... il finanziamento e la realizzazione di un ente preposto alla realizzazione di cinegiornali è il primo intervento che il fascismo fa in campo cinematografico, il primo vero intervento, il primo vero solido intervento e lo fa attraverso la uh, fondazione. Dell'Istituto Nazionale Luce. Luce sta per l'Unione Cinematografica Educativa. Allora, nasce nel 1924 per iniziativa di Mussolini e dei suoi gerarchi. Uh, qui vedete l'entrata: è ancora così, eh, se voi andate a Roma sulla Tuscolana, di fianco a Cinecittà. Cinecittà nascerà molto dopo, nel 1937. Ma l'Istituto Nazionale Luce è questo qui. Um, ed è creato. Cito proprio dallo statuto per fini di istruzione, educazione e propaganda. Si vuole istruire, educare e propagandare un messaggio. Molto semplice, molto chiaro: quello deve fare. Mm, questi cinegiornali, che sono, possono essere visti come i, i telegiornali di oggi, eh, uh, sono creati. Se ne creano, se ne girano più o meno, c'è anche un regime preciso. Mm, sono circa. Vediamo un po', forse me lo sono anche segnato. Eh, sono circa quattro sono circa a settimana, quindi sono molti, ci sono veramente eh, una lunga. Una, come dire, le, 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 le troupe predisposte alla realizzazione di questi cine sono molto numerose e c'è un, una vera e propria logica industriale dietro. Eh? Um, a un certo punto, nel 1926, tanta è l'importanza che hanno questi cinegiornali che se ne rende obbligatoria la proiezione. Quindi, per ogni film di lungometraggio, mettiamo Maciste all'inferno che abbiamo visto prima, oppure un film anche americano: prima di vedere il film, la gente è obbligata a sorbirsi spesso un cinegiornale. Devono vederlo, lo passano prima perché sennò la gente se ne va dopo. Quindi, lo passano prima del film e poi si può vedere il film. Il cinegiornale è obbligatorio, Tut, ogni esercente deve programmarlo. Quali sono gli argomenti? Sono l'attualità, l'attualità italiana e straniera e ovviamente bisogna mostrare i progressi sociali raggiunti dal fascismo, i progressi economici, i progressi sociali, appunto i, le iniziative politiche intraprese da Mussolini, eccetera, eccetera. Ehm, Gian Piero Brunetta dice che tutto l'insieme di questo istituto luce, conservato oggi nell'archivio Luce, costituisce un immenso arco di trionfo per le imprese di Mussolini ed è effettivamente quello, l'intuizione di Brunetta, come sempre usa le parole giuste. Uh, gli imperatori romani si facevano costruire degli archi di trionfo in cui venivano scolpite, no, nelle formelle, venivano scolpite le loro imprese, la conquista della Dacia, che ne so, più, di altre, più altre imprese, Mussolini non ha bisogno di farsi costruire un arco in travertino, o in marmo perché perché ha il l'istituto luce che lo fa per lui e mh, per coloro che sono interessati interessate abbiamo la fortuna di avere accesso oggi all'intero archivio luce eh, quindi voi andate su scrivete istituto luce su mh, su google e avete l'intero archivio potete vedere tutto potete anche fare delle ricerche per nome per esempio volete vedere che ne so uh, De Bono o altri gerarchi o Farinacci, ecco. Scrivete Farinacci e avete tutti i filmati in cui compare Farinacci. Ecco, per dire delle persone dell'epoca. Oppure dovete scrivere D'Annunzio, ecco, scrivete D'Annunzio e avete tutti i filmati luce, prodotti da luce con D'Annunzio. Quindi può essere interessante anche per ricerche eventuali su quell'epoca, non per forza sul cinema fascista, ma su personaggi che hanno vissuto in quell'epoca. Um, allora. Um, Dunque, vado avanti. Allora, sì, opera paradigmatica di questo programma di mitografia mussoliniana è il film documentario intitolato appunto Duce. Ed ecco che facciamo un passo avanti rispetto a noi. A noi, il film che raccontava La marcia su Roma del 1923 era un film più improvvisato, anche se vogliamo un po' raffazzonato. Qui, Duce, documentario si chiama Duce, quindi ovviamente è, 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 è dedicato a Mussolini. È prodotto nel 26 e prodotto, è prodotto proprio dall'Istituto Luce. Il film si inserisce nel solco storico delle leggi fascistissime, quindi le leggi che modificano l'ordinamento giuridico italiano per consolidare definitivamente il potere del duce. Le, le, le cosiddette leggi fascistissime vengono promulgate tra il 25 e il 26, quindi il film concluso nel 26 viene diffuso e in qualche modo suggella questo... Questa diciamo, la presa del potere definitiva di Mussolini. Mussolini modifica addirittura lo statuto giuridico italiano, non ci saranno più elezioni, eh, se non elezioni farsa. Eh, e quindi questo film suggella questo nuovo stato di cose. Il film è interessante proprio perché, a differenza di A noi, uscito tre anni prima, eh, dimostra, esprime una maggiore attenzione per le doti attoriali di Mussolini, che non erano doti da poco. eh. Oltre alla consapevolezza della capacità dell'immagine cinematografica, il lavoro di composizione dell'inquadratura e soprattutto del montaggio mirano a stabilire in maniera quasi ossessiva un dialogo, quasi un contatto tra Mussolini e la folla osannante. Vediamo il film è sempre muto, ovviamente, il cinema sonoro arriverà tre anni dopo. Ma questo è il, il paradigma, è già come dire consolidato. C'è la folla e c'è Mussolini. Mussolini tra la folla, vedete? Sempre inserito, ecco, la folla, la, con tutte le, eh, le proprie provenienze geografiche ben indicate, e poi Mussolini. C'è sempre un po' questo, diciamo, questo ping pong: Mussolini la folla, Mussolini la folla. Uh, poi Anche la qualità dell'immagine è molto migliore insomma, uh, rispetto a, al precedente A noi che vi avevo mostrato. Ecco qua, qui lo vediamo a Perugia, ecco Mussolini è a Perugia, che parla, vedete come, come non, non dice nulla, ma l'immagine induce, induce su di lui, ed ecco lo mette in relazione con la folla che attende, attende una parola. Eh? Questo, Mussolini poi farà dei suoi silenzi, anche dei momenti molto forti, eh, anche nel, nei documentari, anche nei cinegiornali sonori. Abbiamo spesso dei lunghi silenzi di Mussolini, in cui Mussolini lascia che la folla si esprima, e diventa una sorta di controcanto. Dopo vedremo. Vedete anche la gestualità, come è molto più raffinata. Eh? In a noi lo vedevamo muoversi in maniera poco, poco solenne, ecco, diciamo così. Mentre qui vedete come fa dei silenzi, sorride, si appoggia. È conscio del fatto di essere filmato. Ecco, è conscio del fatto di essere filmato e che la sua immagine poi verrà pss, irradiata in maniera capillare in tutta la. In tutta la, la penisola, eccolo. Vedete come fa i suoi, le sue pause, la gestualità della mano. Ci sono degli studi molto più raffinati del mio rispetto alla gestualità di Mussolini, eh. ma insomma, questo per darvi un'idea. Uh, Verrà irradiato questo cinema in tutte le in maniera capillare, in tutti i più piccoli. Paesini dell'Italia tramite un sistema molto interessante che si chiama autocinema ed eccolo qui spero che si capisca qualcosa erano delle camionette che giravano eh, per tutta Italia e contenevano al proprio interno un, um, un proiettore con un gruppo elettronico con un, una batteria che faceva funzionare il proiettore poi il, gli operatori che erano in genere due scendevano nella piazza del paese Paesi, immaginate veramente i più piccoli paesi del sud Italia che a malapena la gente, poveracci, molti erano anche analfabeti, per cui vedevano arrivare questa cosa e vedevano le immagini del cinema. Probabilmente molti nemmeno non erano mai andati al cinema perché il cinema nasce alla fine dell'Ottocento, quindi è un'invenzione recente. E questa camionetta proietta i cinegiornali. Quindi immaginate: già vedono arrivare il cinema che è qualcosa di completamente magico per loro. Per di più, vedono l'immagine di Mussolini che è lì. Grande, immaginate il potere di fascinazione che aveva l'ideologia, il, il trampolino che l'ideologia fascista, che l'ideologia del, del, del fascismo poteva avere rispetto a queste cose, attraverso questi, questi mezzi. Eh? Ce n'erano alcune decine che giravano l'Italia di queste, queste autocine, ma poi verranno anche imbarcate. Uh, negli anni 30 verranno imbarcate e anche mandate in Africa, in Etiopia, dove ci saranno le colonie, le colonie italiane, e anche là avranno questo ruolo di propagandare il più possibile in maniera capillare l'immagine del corpo gesticolante di Mussolini e della folla che lo esalta. Immaginate eh, l'investimento che viene fatto. Um, quindi, che cosa sono i temi? Quelli sono i temi più propagandati um, dall'Istituto Luce e da queste autocinema. Sono, um, oltre al, um, all'immagine di Mussolini, ai meriti di Mussolini, ai meriti del fascismo e all'eroismo dei suoi componenti, abbiamo anche a livello ideologico altri tipi di, um, di messaggi, uno dei quali è quello delle... Uh, relativo alle politiche agricole messe in campo dal regime. Sto parlando soprattutto degli anni, degli anni, della fine degli anni venti. Eh. Uh, durante gli anni 20, il fascismo è un regime che in sostanza fa diciamo, investe molto nella rappresentazione dell'Italia come di un paese agricolo. Bisogna investire sulle campagne. La campagna è il luogo del, dei sani costumi. La campagna è il luogo che in cui, ci sono, in cui risiede l'animo nobile del, del popolo italiano. La campagna, l'Italia è un paese ancora agricolo, l'Italia industriale è di là da venire, l'Italia industriale nascerà poi a partire dagli anni 30, ma poi soprattutto col boom economico negli anni 50. L'Italia negli anni 20, fine degli anni 20, inizio degli anni 30 è un paese agricolo e quindi il cinema di propaganda deve, come dire, deve fare l'elogio deve elogiare un modo di vita agreste un modo di vita gli agricoltori questo buon vecchio uh, le buone vecchie la buona vecchia vita di campagna che si contrappone moralmente alla vita un po corrotta della città mm? bisogna ci sono molti film che mostrano proprio in maniera esplicita questo, questo... Questo dualismo città campagna. Uh, faccio vedere un cinegiornale del 29 che mostra appunto la bonifica dell'agro romano. Il, il, è un fiore all'occhiello del fascismo in qualche modo. Uh, le bonifiche, no? Le bonifiche. Uh, ancora oggi si parla in qualche modo della, si parla in maniera come dire, uh, spesso per dire che Mussolini ha fatto anche cose buone, come si dice, no? In maniera un po'. Uh, un po' molto anzi superficiale si diceva eh, ha bonificato in realtà poi le bonifiche sono intraprese già in epoca liberale Mussolini certo le porta avanti uh, e quindi vedete queste immagini uh, estremamente simboliche dell'aratro che solca il terreno e che restituisce l'infa alla terra eh? qui siamo nel 29 quindi siamo proprio nella fase in cui vi ho indicato uh, addirittura spesso questi cinegiornali avevano carattere didattico Spiegavano come utilizzare un eratro erano come delle era come dei tutorial, come i tutorial che noi troviamo su YouTube oggi, erano dei tutorial per i cosi, per i, per i contadini che spesso non conoscevano le tecniche eh, più innovative di eh, coltivazione. Ecco, vedete con la, la vita nei campi in tutto il suo splendore, tra virgolette, perché era una vita molto dura, spesso i lavori andavano fatti a mano. Um, allora, um, in quest'ottica le politiche cinematografiche relative alla distribuzione vedono un diretto intervento del governo che proibisce la distribuzione nelle campagne di pellicole in cui si presenti la vita cittadina come luogo fascinoso. Non bisogna illudere i contadini, bisogna lasciarli un po' nel loro. Nel loro mondo eh? e, è vietata la rappresentazione nelle campagne di, di, della vita cittadina come luogo fascinoso, in quanto e cito la rivista del cinema educatore, bisogna eliminare questi film che fanno sognare una vita del tutto diversa da quella contadina. Nel senso, i film devono proporre questo modello qua. Non, tanti, non tante illusioni di città, di neon, eh, di eh, vita notturna, eccetera. No, no. Bisogna lavorare in campagna perché quella è la vita sana. Uh, questo poi cambierà, eh? cambierà in seguito, ma negli anni venti è ancora così. L'Italia è un paese ancorato a queste tradizioni. Passiamo oltre e passiamo agli anni. Agli anni 30, in sostanza, ci avviamo verso gli anni 30, a chiusura e riassunto di questa fase iniziale di lenta presa di coscienza e di progressiva fa fascistizzazione del cinema italiano, una fascistizzazione, ripeto, molto cauta da parte del regime, mi pare opportuno citare lo stesso Mussolini. Ecco qua, un discorso inaugurale dell'Istituto Internazionale del Cinema Educatore del 28. Ci sono tra le mille altre, e, e, e leggo e cito Mussolini. Ci sono tra le mille altre. Tre scoperte che segnano un'epoca nella storia della civiltà umana. La scoperta dei caratteri mobili della stampa, quindi Gutenberg. La scoperta della camera oscura, quindi la fotografia, all'inizio dell'Ottocento. E finalmente, in realtà la camera oscura nasce prima, ma vabbè, non divaghiamo. E alla fine, terzo luogo, la scoperta del cinematografo. Tre tappe fondamentali nel progresso dello spirito umano. Tre forme. Tre, scusatemi. Tre. Un altro errore, scusate. Eh, formidabili strumenti per la conquista e la diffusione della cultura sottinteso la cultura fascista perché altre culture non c'era molto spazio in Italia. La cinematografia che ancora nel primo periodo del suo sviluppo presenta questo grande vantaggio sul giornale e sul libro, Mussolini lo sa che essa parla agli occhi, cioè che essa parla un linguaggio che è comprensibile a tutti i popoli della terra, donde il suo carattere di universalità e le innumerevoli possibilità che offre per una collaborazione educativa D'ordine internazionale, Mussolini è conscio del fatto che se abbiamo una sac una, delle sacche enormi di analfabetismo in Italia, queste sacche enormi di analfabetismo, che non, di analfabeti che non possono leggere il giornale, possono benissimo essere educate attraverso delle immagini cinematografiche che mostrano l'eroismo di Mussolini e, e i vantaggi del fascismo, insomma, e, 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 e le, le, i progressi sociali apportati dal fascismo. Ehm. Um, allora, eh, andiamo avanti. Eh, soprattutto i, cine, i cinegiornali sono, 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 e poi chiudo su questo argomento, sono però ci tengo a, a insistere su questo argomento, sono il veicolo di propagazione delle parole e dell'immagine di Mussolini, che prende rapida, rapidamente i tratti di un vero e proprio divo del cinema. Hm? Lui diventa maciste, ma diventa anche di più, diventa anche di più di maciste, diventa un divo... Eh, Usiamo un'espressione un po' brutta, a tutto tondo, nel senso che eh, lui occupa la realtà, occupa la finzione, occupa praticamente la sua immagine. Ovunque occupa eh, cioè sono continui riferimenti nel cinema di finzione e ci sono continue rappresentazioni di, di Mussolini nel cinema documentario. Cito ancora Brunetta: La mancanza di un progetto di costruzione di un sistema divistico da parte della produzione cinematografica nasce, oltre che da ovvie condizioni strutturali della nostra industria anche dall'incapacità di produrre a livello di massa una serie di miti divistici capaci di occupare un ruolo di rilievo nell'immaginario collettivo, in realtà il fascismo è incapace di elaborare un mito esterno e concorrente, sia pure su un altro piano rispetto a quello di Mussolini. In lui, mito vivente, mito vivente questa è l'espressione perfetta per definirlo, presente a ogni manifestazione in veste di, pater, quindi di padre e di capo carismatico, si risolvono e incarnano tutti i miti. E questo è anche, per molti storici, il motivo per cui, e anche per Brunetta, il cinema italiano, che comunque aveva prodotto dei miti importanti, tra cui Maciste, negli anni, nei decenni precedenti, tra, il, tra gli anni 20 e gli anni 30 non produce divi forti, non produce divi importanti e imponenti. Il divo vero è Mussolini, non ce ne sono altri. Non possono essercene altri, sia perché ruberebbero la scena a Mussolini. Immaginate un grande, un Arnold Schwarzenegger, Mussolini lo eliminerebbe immediatamente perché non può esserci un secondo tipo, deve essere lui. E quindi proprio il cinema è incapace di produrlo, non lo produce. E quindi in questo modo anche il cinema italiano vive di questo mito e non ne produce nessun altro. È proprio timido rispetto a questa cosa. C'è anche un problema di fondo che è un problema industriale, ovviamente. Eh? Il cinema italiano comincerà a strutturarsi industrialmente in seguito alla fine degli anni 30. Um, quindi, scusate, adesso cerco di andare avanti e soprattutto um, cerco di uh, parlare e di chiudere su questa maschera di Mussolini, perché Mussolini si costruisce una maschera. Al contrario, dico meglio, si costruisce una serie di maschere. Abbiamo visto che lui incarna diversi personaggi: l'aviatore, l'agricoltore, il cavallerizzo, eccetera. Ma ecco la maschera evolve. La maschera evolve. Ehm, questo uso pubblico e politico della propria immagine, che non ha precedenti nel cinema, nel panorama politico internazionale, si produce in una vera e propria escalation. Secondo cui Mussolini si distacca progressivamente, eh, progressivamente dall'identificazione con l'uomo comune per dare alla propria immagine un valore assoluto, simbolico, quasi sacro. Guardate, un, um, ho, fatto, ho voluto fare un, un, un confronto tra le due. Allora, questo qui siamo nel 1932, e dopo vi farò vedere una, un comizio di Mussolini nel 1937. Ok? Cioè, vedete come lascia anche spazio un po', lascia un po' di spazio anche dietro le quinte, in cui lui si rivolge alla folla con fare paterno. Poi c'è. Dicono silenzio. La gente non lo lascia parlare. Lui cerca, chiama attenzione. Sembra quasi un padre a tavola. Prima di cena, no? Cerca di di imporre un po' il silenzio, però in sostanza non c'è un copione predefinito. Ecco. Cerca di prendere una posa, ma in sostanza non ci riesce a, a richiamare l'attenzione, indugia, è un po' timido quasi, è un po' goffo quasi, no? Si presenta, anche un po in, in, si presenta anche un po' con un, un, po un fare un po' goffo, anche con qualche difetto in sostanza, non è un copione predefinito. Guardiamo nel 1937 a Bari, cinque anni dopo. Siamo nel 1937, è un'epoca radicalmente differente, siamo eh, nel pieno delle inique sanzioni che la comunità internazionale ha imposto all'Italia perché l'Italia ha invaso dei territori che non doveva invadere, quindi l'Italia si prepara in sostanza alla guerra, poi entrerà in guerra nel 40. Il clima è quello. Un clima molto più. In cui serve più serietà. Guardate anche l'apparato vestiment vestimentario, gli abiti. L'elaborazione della quinta fiera delle marche si è conclusa con una superma chiamata di porte. Il tuo ritorno a luce ne ha ascoltato la possente parola col l'aria dell'imponente manifestazione curvieto. Ha una, una divisa militare, qui è, si presenta come capo dell'esercito, guardate il modo di fare, tutta un'altra cosa. <susurra> Eh, fermo qui perché ci siamo capiti. Vedete come anche la posizione della cinepresa è diversa. Eh, la, la cinepresa, la, eh, chiaramente, la cinepresa eh, in certi in documentari degli anni 20, dei primi anni 30, viene posta a livello eh, quasi sempre, molto spesso, mentre nel 37 si è consci del fatto che una, che una ripresa dal basso verso l'alto conferisce una, una dimensione statuaria alla, alla, alla figura umana. E qui c'è una ricerca precisa, la posa di Mussolini è tutt'altra, eh, le, le, le mani sono fissamente e non le staccherà mai se non per eh, arringare la folla, ma le mani sono rigidamente ancorate ai fianchi. Eh, nella prima parte Mussolini è un po' uno che improvvisa, per carità, incute un certo timore, eh, perché comunque eh, questo. Con questa camicia nera si richiama comunque ai tempi degli primi anni venti. Ma c'è completamente un altro tipo di, di, di regia sotto. La regia qui tende a, a, ad avvicinarlo all'uomo comune, all'uomo di tutti i giorni a sinistra, mentre qui è un'immagine sacra, un'immagine che vuole conferire sacralità, che vuole essere un duce in tempo di guerra, quello è un duce in tempo di pace. Questo induce in tempo di guerra, si va dal 1937 si va verso la guerra. Eh. Soprattutto nel 1937 Hitler ha già preso il potere e quindi Hitler uh, ha un'influenza un importante sul modo di rappresentare Mussolini. Eh? Eh, Mussolini poi, pur essendo stato il maestro tra i maestri di Hitler, ne diventerà un allievo in seguito. Hitler prende il potere in Germania nel 1933. Mm. Um... Quindi, in pratica, nella prima fase del regime, la gestualità è improntata all'imitabilità e all'uomo comune, in seguito abbiamo una divinizzazione progressiva, sempre più imperante, sempre più feroce, sempre, sempre più imp importante. Eh, sì, tra le... Tra, tra le tra la, scusatemi, questa l'avevo messa perché era... Ecco, questa, questa divizzazione uh, passa, non è che non passa, non è che si distacca dalle attività, da attività riconducibili all'uomo um, all comune. Quindi qui per esempio Berlusconi va a trebbiare. Eh, no, no, no. Sicuramente, non so se Berlusconi ha trebbiato nella sua carriera, ma probabilmente ha fatto anche quello e lo farà ancora, perché adesso sì si rimetterà e andrà a trebbiare per... Scusatevi, Mussolini, lapsus abbastanza significativo. Ehm, Mussolini... Come? No, eh, le caratteristiche le fisiche di un po' di persone veramente ricordano anche un po' e anche la la politica, però... Sì, è diversi. sì certo, beh, ovvio, beh, ma è, voglio dire... Sono entrambi uomini del Novecento, Mussolini e Berlusconi, e quindi attingono un po' allo stesso humus culturale in cui la propria immagine è tutto. Eh, 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 noi oggi, noi anche, oggi stesso, sappiamo questo, insomma. Il corpo. Il corpo? Sì, poi la cura del corpo in maniera maniacale, e poi anche nel caso di, di Berlusconi, ma anche nel caso di Mussolini. Questo aggrapparsi al corpo che deperisce irrimediabilmente, però non si vuole accettare in qualche modo perché col corpo si è fatto carriera, con l'immagine del corpo piuttosto. Quindi l'immagine del corpo ci si aggrappa per conservarlo in maniera anche con interventi poi di chirurgia plastica, plastica, nel vero senso della parola, perché Berlusconi sembra un po' plasticato ormai. Quindi lo stesso Mussolini era molto attento al, al, al proprio fisico, sebbene avesse una vita molto più dissoluta rispetto a quella di Berlusconi. Eh. Cioè, Mussolini... È, eh. No, eh no, dissoluta in modo diverso. Dissoluta in modo diverso. Vabbè, comunque adesso non stiamo qua a fare i vizi, vizi e virtù, vizi molti e virtù non tante delle, di, di Mussolini o di Berlusconi. Ehm, qui... Sempre in questa volontà di mostrarsi come. questo mi interessava farvelo vedere perché è l'unico a petto nudo rispetto sono tutti in camicia. L'unico ad avere il diritto a stare a petto nudo è lui, tra l'altro, con questi occhialoni da aviatore che rimandano un po' alle altre sue passioni. No? Lui va a trebbiare, addirittura trebbia qualcosa come 500 kg di grano in un pomeriggio, danno delle cifre completamente assurde. Ho tolto la voce perché sennò sono già in ritardo, ma ecco lui è l'unico a petto nudo, lui trebbia perché deve mostrare il proprio corpo, ecco lui sta lì a, a, a condurre la trebbiatura, è eh, proprio quello che lui con, con le mani va a mettere dentro come se l'avesse fatto da sempre, perché lui viene da, no? da un paese, viene dalla città contadina, Predappio in Romagna, quindi lui... Tutta la sua autonarrazione, lui fa sempre riferimento al fatto che viene dalla campagna e tutto il fascismo investe molto su questo immaginario della campagna. Mm, ecco, ho preso questa testimonianza dal, da un libro del, cavalli, del, del cameriere di camera di Mussolini, del, del maggiordomo, colui che lo conosceva bene anche nel privato e Quinto Navarra, così si chiama questa persona, dirà. Mussolini giorno per giorno riusciva mirabilmente a costruire il proprio personaggio, cominciò a curarsi le mani, a tenere i capelli cortissimi, cambiò perfino il modo di camminare. Da prima camminava come tutti, poi alzò la vita e allungò il passo, imparò a gestire e perfezionò i movimenti delle mani durante i discorsi, vedete la cura di ogni singolo aspetto del corpo. Tenere le mani appoggiate ai fianchi divenne la sua posa ufficiale nelle parate. Cominciò a voltarsi a scatti, sbarrando gli occhi. Come studiava i Mussolini, Mussolini particolari di questo suo stile? Era su una comoda poltrona che ogni sera, seduto nel buio, il duce aveva modo di studiare se stesso e apportare al suo comportamento esterno quelle modifiche che riteneva opportune. Alluda alla sala di proiezione che egli aveva a Villa Torlonia, residenza privata di Mussolini, a Roma, dove venivano scrupolosamente proiettati tutti i film luce che sarebbero poi stati visti dal pubblico. Mussolini esigeva di controllarsi antecedentemente. Per far tagliare quelle sue mosse o espressioni che non giudicava adatte ad essere presentate all'Italia fascista. È molto chiaro: più chiaro di così si muore. Allora, concentrandomi in questa prima parte, in questa, in questa parte, quindi in questa seconda parte, sugli anni 30, devo parlare anche un po' del cinema di finzione, perché con i primi anni 30 abbiamo un ritorno del cinema di finzione. Il cinema di finzione è tutto quel cinema che non è documentario, che non è cinegiornale è il cinema che racconta, che racconta storie inventate, ecco diciamo così. Le storie inventate che raccontano, le storie inventate, le storie di finzione, eh, il cinema di finzione che nasce nei primi anni 30 è un cinema fortemente improntato alla realtà. È un cinema che in qualche modo vuole partire dalla realtà per raccontare delle storie edificanti, delle storie educative. I due film che non possono, che non, possono non essere citati. Uh, rispetto a questo periodo sono i due film della rinascita, riconosciuti film della rinascita dell'industria dell cinematografica italiana, sono Sole di Alessandro Blasetti, film oggi perduto purtroppo, ce ne restano dieci minuti iniziali, uh, e Rotaie di Mario Camerini, Rotaie invece ce l'abbiamo tutto e se volete lo trovate su YouTube, è un film anche abbastanza godibile, anzi molto godibile, non è male. Uh, senza altri indugi passo un estratto di Rotaie di Camerino. È un film ancora muto, è, è stato sonorizzato successivamente. Questa qui è una versione sonorizzata del 31, che viene sonorizzata nel momento in cui arriva il cinema sonoro. Vedete come ci siamo staccati dagli stilemi del cinema muto, la camera, la cinepresa è molto più mobile, prende anche delle, delle angolazioni piuttosto ardite dall'alto, poi queste sequenze di primi piani, molto bello il primo piano sulla roulette. Ho dimenticato di dirvi che Rotaie racconta la storia, e scusate tolgo l'audio, racconta la storia di una coppia di sposini, vittime della crisi economica, non dimentichiamo che nel 29 c'è la crisi economica, negli ultimi anni venti, diciamo, per essere più, della crisi economica negli Stati Uniti, che poi si propaga al mondo intero, anche all'Italia, una crisi radicale, una crisi economica durissima, che crea ampi, delle ampie sacche di povertà anche in Italia. Questi due sposini sono due sposini che in sostanza sono poveri in canna, addirittura pro progettano un suicidio, eh, per una serie di motivi non riescono a suicidarsi, ma trovano del denaro. E trovano del denaro, quindi passano dalla povertà più assoluta alla ricchezza improvvisa. Trovano una somma di denaro ingente. Vanno un po' in preda a questo entusiasmo, vanno a Sanremo, dove cominciano a giocare. È il casino. Cominciano a giocare, ma si trovano invischiati in un assordido giro di riccastri, nobilastri, che in sostanza vogliono approfittarsi carnalmente della ragazza. E alla fine del film, vabbè, disvero anche la fine, sono ricondotti a più miti consigli, diciamo così, eh, capiscono che la vera gioia sta nella, nella vita semplice di, un, della, di una famiglia operaia. E quindi tornano un po' al... Diciamo, abbandonano tutte le illusioni che li avevano portati fino alla dissoluzione. Vedete qui, vedete come Camerini... Uh, che è questo regista emergente, Mario Camerini, uh, che poi diventerà un grande maestro del cinema italiano, di commedia. Vedete come usa diversi sotterfugi, diversi, diverse soluzioni espressive messe a disposizione del cinema, movimenti di camera, li abbiamo visti, ma poi, per esempio, le, i primi piani con la sovrimpressione della roulette per significare l'ossessione di questo ragazzo che si trova a. A, a puntare tutta la sua vita sulla roulette è qualcosa che per noi le sovrimpressioni vabbè le vediamo, non ci stupiscono ma all'epoca insomma erano delle trovate abbastanza ardimentose per il cinema mm, Camerini è uno che guarda l'Europa e che per esempio va a vedersi i, i film espressionisti tedeschi oppure il cinema di un certo realismo francese come Epstein e altri registi che comunque facevano un, del cinema un po' più visionario e quindi... Grazie a queste suggestioni riesce a costruirsi un cinema un po' più elaborato. Anche insomma, il film è godibile, non è male, appassiona molto. Quindi, Sole e Rotaie sono i film della rinascita per il cinema italiano. italiano. Di fronte a, primi, a questi primi sussulti di rinascita, il fascismo dice: aspetta un attimo, qui il cinema sta cominciando ad andare un po' troppo per il suo per, 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 per conto suo forse un attimo meglio intervenire. E allora si interviene, si interviene con la creazione di una serie di enti preposti al controllo del cinema durante gli anni 30, certo senza mai intervenire troppo. Eh, quindi diciamo l'interventismo del, del potere fascista sul cinema è sempre improntato a un liberismo. A un sostanziale liberismo si lascia fare si lasciano fare i produttori privati, si sovvenzionano anche con dei soldi pubblici le iniziative private, ma in sostanza si dà uh, mano libera, si dà una mano abbastanza libera. Non siamo come da Hitler, Hitler è molto più gerarchico. Hitler c'è Hitler, c'è Goebbels che decidono dei piani di sviluppo del cinema e così deve andare. E non c'è altro modo. In Italia c'è. Cioè, non siamo in un regime liberale, ma siamo in, 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 diciamo, non c'è una libertà politica, non si può dire quello che si vuole, ma in sostanza si lascia. C'è un liberismo, ecco, diciamo così, ecco. Economico se non altro, si sovvenziona, ma dopo si lascia un po' che anche da un punto di vista dei temi, i film e i produttori lavorino in maniera libera. Film di palese propaganda, dice, dirà Bottai. Bottai, che è un ministro, che. Che possiamo vederlo un po' come il, il ministro della... Scusate, adesso mi sfugge il ruolo di bottai. Uh, se qualcuno se lo ricorda... Credo fosse ministro di stampa e propaganda. O forse dopo diventa anche ministro di... Del... Sì, sostanzialmente quello che veniva chiamato il ministero dell'istruzione all'epoca. O dopo divenne il ministero della cultura popolare, Minkul Pop, più tardi, nel 37. È in sostanza il ministero che gestisce l'ideologia, è quello che bisogna dire in giro ai mezzi di comunicazione. Film di palese propaganda troppo fortemente paraleggianti forse non incontrerebbero il favore del pubblico anche in una produzione che a seconda idee religiose e politiche deve prevalere il fine artistico-commerciale e quindi non si può rinunciare a quei fattori di successo che sono la ragione stessa del cinema. E in questo Bottai e anche le altre figure più importanti del cinema. In sostanza si ispirano al cinema hollywoodiano, eh, eh, quindi c'è un, un rinnovamento delle strutture produttive che porterà poi nel 1937 alla fondazione di Cinecittà, la produzione è soprattutto in mani private, almeno nella prima fase degli anni 30, il sistema di sovvenzioni statali, quindi lo Stato dà soldi ai privati perché sviluppino del, degli studi, perché finanzino dei film, abbiamo l'avvento del cinema sonoro, a, a partire che entra a pieno regime con gli anni 30, quindi più spettacolo, più spettacolarità. La casa di produzione più importante è la Cines di Stefano Pittaluga. Stefano Pittaluga è un pioniere, se vogliamo. Stefano Pittaluga è la prima figura forte e grossa di produttore italiano che fonda a più riprese questa casa di produzione che si chiama Cines, ma poi in realtà muore nel 1932 e quindi non riesce a portare a termine il proprio grande progetto di sviluppo della... Alcuni dicono che viene ucciso addirittura. Uh, comunque, non riesce a portare a termine il proprio progetto di sviluppo di una vera grande casa forte, un po' come la MGM Hollywood, per esempio, come la Columbia Hollywood, le grandi case di produzione. Non ci riesce. Nel 1934 nasce sulla, dal lato governativo invece la Direzione Generale per la Cinematografia. Ecco, la Direzione Generale per la Cinematografia, che nasce nel 1934, è il vero atto di, come dire, di ehm, nascita di un controllo statale sul cinema. Ecco, dal 1934 in poi, veramente allora se durante gli anni 20, in particolare, e nei primi anni 30 l'intervento governativo sul cinema è nullo o abbastanza blando. Dal 1934 in poi si comincia, si comincia a fare sul serio il cinema. Il governo mette mano e, e vuole mettere bocca anche su quello che viene girato in Italia. Hm? e quindi lo fa creando la direzione generale per la cinematografia alla cui testa c'è questo uomo giornalista estremamente vicino a Mussolini che si chiama Luigi Freddi ecco Luigi Freddi è il vero come dire è, è, il, capo, è il capo della cinematografia italiana nel 1937 ecco Luigi Freddi è alla testa di Cinecittà non è possibile violentare e costringere il sottile e complesso svilupparsi delle iniziative che trovano il loro alimento etico più da una assidua azione intelligente che da una coercizione cieca e autoritaria. Quindi, nonostante la proprio, il proprio ruolo di, diciamo, di, di di capo della cinematografia, anche Luigi Freddi non vuole intervenire troppo, si lascia. Si lascia che i, 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 che i produttori si sviluppino le loro idee. Detto questo, la censura però è lì per vigilare. Cioè, i, tutti i soggetti devono passare per, la censura, per una censura governativa, la quale dà il via libera al finanziamento del film. Perché poi in realtà, parliamoci chiaro, l, i, i, i grandi produttori italiani da sempre tradizionalmente. <ride> Campano di soldi pubblici anche, e non è l'unico ambito economico in Italia. Voglio dire, anche se dovessimo raccontare la storia dei soldi pubblici che sono stati eh, dati alla Fiat, per dirne una, staremmo qui tutto il giorno. Ma eh, in Italia, ecco, come dire: il, 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 il come dire. Il, il, il comparto privato è sempre privato fino a un certo punto, diciamo, privatizza i dividendi, ma poi in realtà, poi in realtà eh, si, si rifà ai soldi dello Stato. Ecco, anche il, il, il comparto cinematografico non è da meno. Eh, si, fa soldi, si fanno i film con i soldi pubblici dello Stato, ma poi in realtà si fanno i film in regime, insomma, sono produttori privati che si nutrono di, di finanziamenti pubblici. Ecco, detto questo, eh, lo Stato non dà soldi a chiunque a, a pioggia, vogliono prima leggere i, i, i soggetti, si fanno dare la sceneggiatura, c'è uno studio, c'è un ufficio preposto con gente che legge, ah no, qui c'è un, un riferimento a una critica a Mussolini, modificate questa critica a Mussolini, altrimenti noi i soldi per fare il film non ve li diamo. Ecco, è una, è una censura che, che punta sul lato economico in sostanza, ecco. Cinecittà nasce in quest'ambito, Cinecittà nasce nel, in una fase in cui il regime fascista scommette sull'autarchia, che cos'è l'autarchia? È l'autonomia politica, l'autonomia politico-economica di uno Stato. L'Italia si isola, l'Italia viene anche sanzionata dalla, dalla, società delle, dalla Società delle Nazioni, che era all'epoca l'ONU per una serie di comportamenti scorretti sul campo internazionale, non sto a farvela lunga, viene esautorata, viene, 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 viene penalizzata, un po' come oggi si fa con la Russia e con le sanzioni. L'Italia aveva avuto delle sanzioni nel 1936-37, le inique sanzioni, come venivano definite, quindi l'Italia si chiude a riccio e non importa più film hollywoodiani, quindi non importando più film hollywoodiani, la gente ha fame di film, vuole vedere del cinema ben fatto e allora si fonda Cinecittà ce li facciamo noi i nostri studios e bisogna dire, bisogna riconoscere che Cinecittà per l'epoca è ben fatta ha un ottimo parco macchine ha un, degli studios degli studi che sono ancora su e sono veramente molto buoni molto ben equipaggiati fanno le cose fatte bene e talmente fatte bene ed è talmente importante questa impresa che l'inaugurazione di Cinecittà avviene in presenza di Mussolini e non avviene in una data qualsiasi allora, il cinegiornale che vi farò vedere è del 5 maggio 1937, ma racconta l'inaugurazione di Cinecittà che si svolge il 21 aprile 1937. Il 21 aprile è il no, Natale di Roma. Cinecittà viene inaugurata il giorno del Natale di Roma. Pensate alla valenza che può avere, non una data, data a caso, eh. Un modello del genere, il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti. Dubitosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana. Eccolo che arriva. Sempre così, no? C'è cioè prima un set vuoto, come dire, poi piano piano arriva lui. Queste immagini dell'alto valore simbolico, no? tutto quanto si protende verso l'alto. Eh? All'inizio della prima inquadratura abbiamo visto questa torre, poi qui abbiamo la, la, la bandiera che sale: eh? ci sono delle immagini che devono trasmettere l'idea di qualcosa che risorge o che sorge e che si staglia verso il cielo. Sono i sogni del cinema, sono, è il trionfo dell'Italia. Vedetela come volete, ma in sostanza è così, no? Um, ecco. Per parlare del cinema di quest'epoca quest non si può non fare riferimento a questo fenomeno, chiamato il cinema famoso dei telefoni bianchi, ecco, molto, sono conosciuti come tali. Il cinema dei telefoni bianchi perché? Perché all'epoca il telefono era nero. Il telefono, già il telefono era qualcosa di come dire, che non c'era in tutte le case. Il telefono era qualcosa che apparteneva all'alta borghesia, alla borghesia, comunque, alle persone che avevano un certo reddito. Uh, addirittura in questo cinema, che, che racconta appunto sempre delle commedie, commedie degli equivoci, commedie amorose uh, che si svolgono in ambienti borghesi altolocati, sono talmente altolocati e talmente borghesi che il telefono è bianco. Ecco perché, e quindi spesso in alcuni di questi film vediamo il telefono bianco, che è qualcosa, vuol dire che è un telefono in avorio, vuol dire che è qualcosa di molto prezioso, o comunque qualcosa che noi lo vediamo, il pubblico dell'epoca lo vedeva e diceva, oh, il telefono bianco è qualcosa di, come dire, che connota una certa classe sociale. Ecco, sono tutti film che raccontano, raccontano un, una società... Dell'alta borghesia che spesso vive in un altrove un po' esotico. Spesso sono ambientati in Ungheria, molto meglio ambientati in, in ambienti. Anche, spesso si parla all'epoca di commedie ungheresi, andiamo a vedere una commedia ungherese, perché sono ambientati in questi, in questi altrovi un po' magici. Ovviamente, non si parla di politica. Eh, di cosa si parla? Si parlano di giovani. Um, Nobili o appunto giovani industriali che si innamorano di una ragazza e che attraverso una serie di vicissitudini amorose cercano di um, conquistarla. Ecco, con queste battute un po' piccanti, con queste, questi riferimenti anche un po' proriginosi al sesso o, al, o, o alle relazioni extra, extraconiugali. Comunque ecco. Film leggeri perché? Perché, come, come anche Hitler sa benissimo, il popolo è meglio raccontare, è meglio non farlo pensare troppo. E quindi anche c'è tutta una produzione eh, nazista di, di film assimilabili a questi telefoni bianchi. Ecco alcuni titoli: Ho perduto mio marito. Pensate un po' che serietà poteva. Che, che, che realismo. Cioè, insomma, sono film che raccontano. Storia di coppia, vita di coppia, l'ha fatto una signora, la mazurca di papà, batticuore con Assia Norris che è una delle grandi star dell'epoca. 1000 lire al mese, che è un film paradigmatico, che è un titolo paradigmatico per l'epoca. C'è anche una canzone che dice: Se potessi avere 1000 lire al mese, hit dell'epoca, hit del periodo, avere 1000 lire al mese significa avere un buon reddito con il quale farsi una casetta in periferia. Cito la canzone e farsi una mogliettina, ecco questo modello un po' da piccolo borghese. I film no, ma fanno appello a, queste, a questi orizzonti abbastanza umili del popolo eh, che vuole avere una, un piccolo reddito fisso per stare tranquillo e non avere rotture di scatole nella vita. Um, cinema di transizione, uh, quello del 35-39, 37, vi ricordo, si fonda Cinecittà, è un film in cui si. È un, film, è un cinema, scusatemi, sospeso tra due epoche, ed è anche una società fascista sospesa tra due epoche. Abbiamo, cito Raffaele De Berti, che è un, un, uno studioso dell'Università di Milano. Mm, Raffaele De Berti dice che nel periodo, nei film del periodo 34-39 si ritrovano le contraddizioni interne al fascismo, che si presenta contemporaneamente come un movimento rivoluzionario con velleità modernizzatrici. E quindi l'Italia che è industriale e industriosa, che va verso il futuro e che comincia a mettere, a mettere anche in opera un sistema di industrializzazione, pur timidamente, quindi velità modernizzatrici, ma anche baluardo difensivo delle, delle tradizioni. Quindi rifarsi alla cultura, alla cultura contadina, alla cultura rurale, oppure ancora più indietro all'antichità. Qui c'è un film paradigmatico. Abbiamo i grandi magazzini, film che racconta la Rinascente: all'epoca era la Rinascente, esiste ancora la Rinascente. Eh, I grandi magazzini, i centri commerciali nascono, in, erano già nati da un po', però in questo momento si sviluppano particolarmente. Nasce il consumismo, c'è un'americanizzazione anche della società italiana per certi versi. Si comincia a diventare più consumisti, però allo stesso tempo abbiamo anche Scipione l'Africano. Scipione L'Africano è Roma, è. scusatemi, è questo. Sì. ok? È, Scipione L'Africano, non ve lo cito a caso, perché Scipione L'Africano è il film che inaugura Cinecittà. È il primo film che, in cui, in cui viene, viene, insieme a un altro film che si chiama Luciano Serra Pilota. Um, Scipione L'Africano è il film che inaugura Cinecittà. Guardate, guardate che tipo di, di, di scenografie venivano usate. Non c'era il computer per fare gli sfondi all'epoca. Guardate le scene di massa, guardate... Scusate, adesso vi faccio vedere qualcosa di un po' più... diciamo, impattante dal punto di vista visivo. Quando arriva, arriva Scipione, che ovviamente va visto come, come Scipione è Mussolini, in sostanza, vedete le scene di massa? Cinecittà dava da lavorare a un sacco di gente... Ecco, anni... Ovviamente il film racconta, ecco, guardate che scene di massa allucinanti con delle, delle, de, 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 delle scenografie immense, tutto fatto a Cinecittà, eh? tutto costruito di cartapesta. Quindi, guardate che roba. Ecco, arriva Scipione, e ovviamente non si può non pensare a Mussolini. Tutti fanno saluto romano per di più, per cui siamo sicuramente di fronte a, eccola qua. guardate che roba okay? il dispendio di forze insomma uh, dovete pensare a un'Italia sotto assedio è un'Italia che si sente che dovrà entrare in guerra è un'Italia che è un cinema in cui qui per esempio c'è l'ossessione, Annibale è in Italia Annibale dobbiamo scacciarlo c'è la presenza di un nemico la presenza di essere assediati l'Italia, ripeto, la società italiana è in preda, è vittima o si rappresenta come vittima delle inique sanzioni su, in campo internazionale, e quindi si fa questo genere di film per dire: Ma noi abbiamo un passato romano, abbiamo un passato glorioso, abbiamo un passato imperiale. L'impero ci spetta, noi dobbiamo espanderci, dobbiamo combattere per guadagnare il nostro posto al sole, insomma. Poi c'è tutta una serie di una retorica eh, trionfante, triunfa, trionfalistica ehm, in quest'epoca, però, insomma. E poi sul piano industriale, guardate che po' di. Ah, qui non c'è computer, eh? non c'erano i computer per fare le, le scene come c'è Hollywood adesso, tutta gente questa qua, migliaia 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 di comparse che dovevano essere assoldate spesso per poche lire, ma lavoravano insomma una settimana, due settimane, facevano un po' di scene e poi passavano a un altro film uh, ecco. In questa in questa, uh, questo cinema eh, non so, mi Forse vogliamo passare se ci sono delle domande, Simone, cosa dici? Se c'è qualcuno che ha qualche domanda... Sì. sì. Eh, Visto che è all'inaugurazione oh, di Cinecittà è l'inaugurazione o il lancio di Venezia del Festival del Cinema... Sì. E, è, 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 36, sì, 36, 36 o 37. È, c è, c è, nasce nella stessa epoca. Nasce nella stessa epoca il Festival del Cinema. Ed è sostanzialmente nasce nella stessa, è figlio della stessa mentalità. In sostanza, nella stessa, nella stessa epoca, non l'ho detto, ma nasce anche il centro sperimentale di cinematografia con cui si, si formano le nuove leve del cinema. Quindi, da un lato si agisce sul fronte interno con il, con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia, con cui si formano i registi, gli attori, i toccatori e tutte quante le maestranze. Cinecittà si fanno i film e poi a Venezia il grande palcoscenico. Luciano Serra Pilota che è questo film, scusatemi. Che io avevo anche altre cose altri temi. Luciano Serrapilota, Pilota, che è questo film qui, eh, con Emedeo Nazzari, vince la Coppa Mussolini a Venezia. Fatalità, vince proprio lui <ride> al primo alla prima mostra del cinema si chiama Mostra Internazionale del Cinema. Eh, All'interno della Biennale, ovviamente, si chiama tuttora così. Eh, a Venezia, Luciano Serrapilota, titolo inventato da Mussolini, perché si dice che Mussolini si rechi sul set e dica, si dice che, che dica «Ah, bello questo film che state facendo, come lo chiamate? Vogliamo chiamarlo Le ali del destino?» Lui ha detto «No, no, no, chiamatelo Luciano Serrapilota». Ecco, l'aneddoto racconta che fu Mussolini a scegliere il titolo. Allora, Luciano Serrapilota inizia con la Prima Guerra Mondiale, ma finisce con la Guerra di Etiopia. Sì, cioè fa proprio il ponte, nel senso, Luciano Serra nasce, è prima, la storia racconta in sostanza eh, il passaggio di consegne tra Luciano Serra che combatte nella Prima Guerra Mondiale, è ferito e eh, cade in disgrazia e diventa in sostanza un reietto della società, e poi il riscatto della famiglia che viene intrapreso dal figlio di Luciano Serra, pilota, nella guerra di Etiopia. Si crea una sorta di passaggio di consegne generazionale. Ecco, il film vince la Coppa Mussolini, quindi quello che oggi chiameremo il Leone d'Oro, alla, alla mostra del Cinema di Venezia, che poi diventa, insomma, è il primo, festival internazionale del, del festival, il primo festival internazionale del cinema che viene creato a livello mondiale, perché non esistono altri festival del cinema prima, dopo verrà Cannes nel 1946. Eh, come è arrivato l'annunzio dal... a... Uh, bah, allora il saluto romano uh, sarebbe viene da viene dalla, dalla romanità viene dall'antichità poi il, la ripresa e la come dire la rimessa in circolazione del saluto romano in ambito fascista non so se è imputabile ad annunzio forse tu, tu sei meglio io mi ricordo che perché... se... Alla statua equestre sì. di Marco Aurelio, sì, che saluta il popolo, e poi è stata tutta un'invenzione fascista perché non c'era veramente eh, nell'antichità romana questo saluto vero e proprio. Ecco. L'ha poi portato, l'ha presentato a Mussolini, Mussolini l'ha trovato una buona idea mm. e quindi, quindi l'ha cominciato ad adottare e Poi 184, la testa, si è stato anche a Cinqua, è stato chiamato il seduto romano, perché sì, poi nel vent'anni fascista c'è stato anche l'anniversario della morte di Augusto. Ah, sì, certo, certo, che era negli anni il 31, se non sbaglio, no, forse. Essere... Lo sai meglio di me perché sei più fresco di me di storia romana, per cui. Ecco. Ecco. Vabbè, comunque sì ci si rifà come C'è una capire se c'è o ci Vabbè, allora io so che d'Annunzio lavora su Cabiria di Giovanni Pastrone, che è un film del 1950 e eh, 15, scusi, scusa. 1915, lavora in Cabiria di Giovanni Pastrone. Cabiria racconta l'antichità quindi non lo so in cabiria adesso io è, è da tanto che non vedo il film non ricordo se ci siano saluti romani dentro al film so che c'è il personaggio il personaggio di maciste che raddrizza i torti questo è sicuro ma il il gesto non lo ricordo nel film prova dovreste trovarlo anche su internet se vuoi rivedertelo è un e poi puoi farti una ricerca, ma questo purtroppo non so darti una risposta, se, se ci sia un passaggio cinematografico rispetto a quel gesto esplicito. Io ho notato che in tutti i documentari che... Sì. C'è sempre, come dire, la passeggiata, l'arrivo di Mussolini, c'è sempre questa gente che cammina, che... ma non solo come Mussolini che arrivano. Mm. Che folla che accompagna, lo accompagna è un rimando alla marcia su roma eh, sono sempre rimandi diciamo alla fondazione quel, quel che è certo è che non arriva mai da solo raramente da solo sia perché penso avesse anche un rappello di guardia del corpo dovevano la folla è una protezione anche a livello fisico proprio per la contingenza degli, ev degli eventi, insomma, esporsi in maniera di fronte a un piazzale, in un piazzale, esporsi da solo, anche perché Mussolini no, ha subito diversi sono attentati. Sono... Dell'avanzare, diciamo che da un punto di vista significato, sicuramente questa cosa può rimandare a quello, e d'altronde, già in a noi c'è questo tipo di, di, di paradigma, c'è questo tipo di, di paradigma visivo in cui Mussolini appare sempre accerchiato e poi avanzante. Quindi l'idea della marcia è, è centrale, l'idea del marciare insieme, l'idea del marciare che poi è qualcosa di, di marziale, anche, che rimanda a, a, a un'idea del marciare insieme in guerra. E quindi questo è sempre più accentuato sicuramente poi con gli anni 30, figuriamoci, in cui l'Italia si prepara proprio a una guerra, tra l'altro poi in Spagna combatte già al fianco delle truppe. Già prima della seconda guerra mondiale, poi c'è l'Etiopia, e poi c'è insomma la seconda guerra mondiale. Eh...